La mia idea di città è di una Ravenna più viva, una città dinamica, una città che possa aprirsi, che possa essere ospitale nei confronti dei turisti, nei confronti degli ospiti, nei confronti degli stessi cittadini. Una città che non più alle 8 di sera diventi una città dove ti chiedono ma c'è il coprifuoco, ma succede qualcosa. Allora la città deve essere più partecipata. Questo lo si arriva a fare nel momento in cui amiamo i propri luoghi, amiamo i propri ambienti, riusciamo a riappropriarci della nostra città. Forse non l'amiamo a sufficienza, forse non riusciamo ancora a credere quanto di bello ci possa essere la nostra Ravenna. Io vorrei che Ravenna potesse competere e giocare un campionato di serie superiore, rispetto anche a Firenze, rispetto anche a Venezia, quindi collegandoci ad esempio nell'ambito turistico con queste due realtà importanti. Vorrei una città sicura, una città nella quale tu puoi camminare, nella quale tu puoi essere sereno e tranquillo, questo per le famiglie e lo stesso anche per l'azienda. Vorrei una città che abbia una maggiore attenzione per la famiglia, cosa che oggi non è avvenuta. Quindi noi pensiamo che per fare questo è indispensabile, è necessario liberare gran parte delle risorse economiche che oggi sono state bloccate, ingessate. E quindi pensiamo che le partecipazioni pubbliche possano alimentare, generare quella quantità di denaro tale per fare finalmente quelle opere importanti nell'ambito della mobilità e nell'ambito anche delle infrastrutture. Quindi una città che sia veramente nella possibilità di competere a tutti i livelli. E poi diciamo la verità, vorremmo una città dove il Partito Democratico finalmente sia mandato all'opposizione. Il Partito Democratico che per anni ha ingessato, ha mortificato il talento, ha mortificato la crescita. L'alternanza è uno degli elementi fondamentali.